Eccoci qui, bentornati a Casa Piccinini. Vi voglio un po' stuzzicare. Sì? Perché vogliono sganciare una bombetta e voi mi dovete dire, ok. Che è successo? Cioè? No, una un popular opinion di oggi. Pioli e Rudy Garcia. Eccolo là. Arriveranno a Natale, mangeranno il panetto. Sparato il bombone. Allora no, cerco di sintetizzare. Veniva spesso ospite l'avvocato Prisco, era proprio l'avvocato dell'Inter, cioè responsabile legale, cercavamo sempre personaggi particolari, lo invitavo spesso, non veniva, non voleva venire lui, mi diceva ma no, ma io la sera vado a dormire presto, no, non mi disturbi piccino. Una sera, lo chiamo, c'era stato un problema legato a Vieri, che non aveva giocato perché non stava bene. Lo dico, senta, ma avvocato, ma cos'è successo a Vieri? Dice, c'è quel problema là. Sul palco, beh, un problema muscolare, no, c'ha problemi ai denti, non riusciamo a capire lì per lì, beh, sarà andato dal dentista, sì, infatti è andato dal dentista, no, il problema suo è che il dentista è a Parigi, come a Parigi, c'è il dentista a Parigi, allora questa roba del dentista a Parigi di Vieri fece divertire da matti il pubblico, cominciò a ridere, quindi dice, ma una sì, una no, un po' troppo, diciamo una sì, due no. Avvocato, guardi, non le mando il contratto, stretta di mano, siamo d'accordo allora, io fra 2 settimane la richiamo. E va bene, piccini, va bene, ha ragione lei, va bene, arrivederci, buonanotte. Mattina dopo, arriva la segretaria, Sandro ti sta cercando Facchetti a tutti i costi, dice, sono già 3 volte, perché non me l'hai passata? No, sei in riunione. Bah, si sarà divertito pure Facchetti, penso io. Dal dentista. E che è stata una puntata talmente, allora lo richiamo subito, era vicepresidente. Giacinto, come hai visto che bella puntata che abbiamo fatto ieri? E lui mi guarda al telefono, lo sento un po' freddo, dice, ma bella puntata per voi. No, ma perché? L'avvocato ha fatto il mattatore. Ma ci ha messo un po' in difficoltà. Io non avevo ancora letto i giornali. Era successo un finimondo sul dentista di Parigi di ieri. Allora mi fa, guarda, mi devi fare un favore, a nome del presidente Moratti, che so che è tuo amico, certo, ti ho una grande stima, non lo dovete più chiamare. Ma come? Ma no! Mi ero lasciato con la stretta di mano a Prisco, tra 2 settimane, una puntata sì e 2 no. Però lo dobbiamo dire, lo diciamo al tavolo, quindi ci clippano incredibilmente e siamo pronti. Ah no, perché almeno i bigliettini poi si potevano cambiare. Vabbè, io ce l'ho comunque il risultato, poi sbaglierò. Amen. Quindi parto io. Parti tu, dai. Vedo la vittoria dell'Inter. Il risultato preciso vuoi? Io mi sbilancio, voi potete anche non farlo. Voi potete pronostica anche non farlo. Quello. Io dico 0-1-0-2. Dai, mi prendo 2 risultati. 4-0 la società. Quindi lo dobbiamo dire a voce? O non ho capito? No, la prossima volta scriviamo. Voce. Ah, ok. Ti dico che alla fine anch'io vedo una vittoria dell'Inter. 1-2. So, perché ho la sensazione che l'Inter faccia 2 gol. Quindi 0-2-1-2, anche io ne voglio prendere 2. Ok, ci sta, mi piace. Eh beh, io esagero e dico 2-4. Oh, più frizzante del previsto. Infatti, molto frizzante. Noi ci rivediamo il 2 ottobre, qui dalle 18:30 su Prime Video Sport, qua su YouTube, e poi io vi rimando alla partita Real Sociedad Inter su Prime Video dalle 19:30 in diretta col nostro team di expert. E in bocca al lupo a tutti e buona stagione di Champions League con Prime Video.